Fregnani, è bastato un grande primo tempo per avere la meglio sulla Paganese. Sì, il primo tempo diciamo, abbiamo schiacciato gli avversari facendo subito due gol, il primo con il calcio d'angolo di Ciccio e il secondo su un'ottima ripartenza che Corapi mi ha mandato in porta. Poi al secondo tempo siamo calati forse un po' sotto livello fisico, subendo un po' troppo gli attacchi degli avversari, però siamo stati lo stesso bravi a chiuderli perché loro hanno avuto, penso, l'ultima occasione che Testa ha fatto un miracolo, per il resto siamo stati bravi noi. Ci è preso gusto anche a trovare la via del gol. No, io ho preso gusto, ringrazio i compagni che mi mettono a disposizione di fare gol, perché pure come ad Ascoli, che qui oggi contro la Paganese, mi hanno messo i compagni a disposizione per fare gol. Poi io arrivo davanti al portiere e cerco sempre di fare gol. Sulle ali dell'entusiasmo poi non si sa dove si può arrivare. Tu te la saresti aspettata in estate quando sei arrivato all'Aquila, che a questo punto del campionato stavate lì in vetta? Beh, sinceramente non me lo sarei aspettato, però non si sa mai perché noi siamo partiti subito bene, vincendo sia a Lecce, ad Ascoli, poi a Salerno, in casa col Viareggio, quindi abbiamo fatto risultati. Però non si può mai sapere né dall'inizio se sei una squadra fortissima oppure se è una squadra appena neopromossa. Il calcio è così. Facciamo così, del Perugia non parliamo perché c'è tempo una settimana magari. Sì, no, per Perugia parliamo noi col mister martedì e ci organizzeremo, li affronteremo col modulo e con tutti quanti, con i giocatori che loro hanno.